Buonasera, il Forum regionale Veneto dei contratti di fiume e l'Associazione intercomunale Brenta Sicuro vi danno il benvenuto alla nuova puntata di Pillole d'Ambiente. Pillole d'Ambiente rappresenta una sorta di esperimento consolidato da 55 trasmissioni in onda da maggio del 2020. Ringraziamo il gruppo musicale The Five Places per la sigla iniziale e finale di Pillole del Tirive, ovvero Fiumi Spochi. Un bel brano in puro stile rock folk creato appositamente per le nostre attività, una sorta di monito ad occuparci dei nostri corsi d'acqua, a rispettarli, ad amarli e ad amare l'ambiente nel suo complesso. Un grande ringraziamento all'editore di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su 16 emittenti digitali radio e tv ed attraverso Mediacenter su mutina.com. La puntata si può vedere e ascoltare anche su YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e foro nel giornale dei contratti di fiume. Al termine della diretta, la trasmissione con tutte le puntate se qui trasmesse, si può sempre sui canali YouTube rivedere ed ascoltare. Oggi ospitiamo Gianni Belloni, giornalista e direttore del Centro Documentazione e d'Inchiesta sulla criminalità eh, sul tema scottante eh, di oggi, che è insediamenti mafiosi in Veneto. Parliamone. Eh, prima di passare la parola ad Alessandro vi ricordo che eh, potete scriverci firmando la vostra richiesta fino alle ore 19 sono domande che poi porgeremo al nostro ospite di volta in volta, quindi da oggi in poi sarà una prassi eh, consolidata. Ecco. Alessandro, per i saluti. Buonasera, salve, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Eh, ciao Marino Zamboni, presidente di Beta Sicuro, buonasera anche a Rosario Mareno che ci ospita ormai da un anno e mezzo sul proprio network eh, radio e televisivo digitale Radio Sajuz e che realizza eh, sapientemente la regia di questo evento. Questa sera abbiamo in trasmissione un ospite molto gradito, ed è Gianni Belloni. Grazie. È un giornalista, io l'ho conosciuto grazie ad un conoscente comune che purtroppo è stato coinvolto in vicende, ecco, diciamo così, minacciato, questa ecco, volta come amministratore per l'attività che svolgeva, non dirò altro perché mi, mi, mi ha chiesto proprio insomma di mantenere con ecco, un certo riservo, eh, e sono contento insomma, di aver invitato, eh, grazie anche a Marino, all'intercessione di, di Marino, ecco Gianni Belloni, perché queste nostre trasmissioni si occupano eh, di fiumi, di territorio, di ambiente, ma anche naturalmente della legalità, insomma, cioè de, de, del tema ecco, della legalità, soprattutto riferito a questo punto direi. A rispetto, alla tutela del territorio e delle risorse del territorio. In questa sera spero magari di poter fare qualche domanda a Gianni Belloni, naturalmente poi lui farà la propria relazione, ma mi piacerebbe appunto fargli qualche domanda sull'aspetto delle eco-mafie e di come in Veneto, in Italia potremmo dire, come noi in Veneto. Eh, la mafia sfrutti le risorse e magari appunto quali le minacce ecco che, la minaccia che rappresenta la mafia anche per il territorio e per l'ambiente per le componenti ambientali del veneto ora lascio la parola a Gianni Belloni e lo ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione grazie grazie mille non so Marino se volevi eh, farmi una sì. domanda subito sì sì ehm, io Leggo i tuoi reportage sui quotidiani, su altri organi di stampa, li trovo decisamente eh, interessanti ed anche centrano. Mi sembra il punto. E, e una cosa mi stupisce: eh, noi nel titolo abbiamo messo ins eh, eh, praticamente eh, insediamenti mafiosi in Veneto, parliamone. Eh, eh, questi insediamenti. Eh, Vedendo i tuoi reportage mi stupiscono che siano così diffusi, perché tu parli di Onda Palace che è a Padova, Camorra e litorale Veneto, eh, incontri a Montecchio Vicentino, eh, San Martino Buonalbergo, mondiali di sci, quindi al Bellunese. Quindi c'è un radicamento, c'è una struttura di queste organizzazioni malavitose, quindi e Camorra. Eh, la domanda mi sembra scontata, però volevo sentire il tuo... Ma eh, ti ringrazio della domanda. Eh, io, quello che sono più di dieci anni che mi occupo di queste vicende, eh, io l'impressione più di, di un'impressione: insomma, grazie alle cose che si sono viste, che mano a mano sono emerse in questi anni, eh, l'idea è quella di un panorama eh, molto variegato rispetto al Veneto. Eh, le mafie sono appunto anche delle organizzazioni, dei gruppi, delle, delle famiglie, delle persone che eh, entrano in contatto, hanno bisogno di, hanno l'obiettivo di fare business, di fare degli affari, si entrano all'interno di territori, ci stanno magari da tantissimi anni, eh, però in forme anche molto diverse. Noi abbiamo delle situazioni come quelle ad esempio della provincia di Verona, che è una situazione molto particolare per quanto riguarda il Veneto. Eh, beh, nella provincia di Verona ormai è dagli anni pienamente dagli anni ottanta, ma l'insediamento viene da prima che ci sono delle situazioni in tutta l'area del sud eh, e sud eh, ovest, eh, fino poi al lago di Garda, Veronese e Verona stessa in cui c'è una presenza insediata. Allora cosa vuol dire un insediamento? Beh, vuol dire sostanzialmente che la presenza eh, di questi gruppi, di queste famiglie, di queste persone è una presenza tutto tondo all'interno della società. Cioè sono persone che sono inserite all'interno di un contesto, che eh, producono economia a loro modo. E producono e eh, intrattengono relazioni economiche, ma intrattengono anche relazioni sociali e anche collaborazioni o interventi nella politica, eh, cioè sono a tutto tondo all'interno della società locale. Quando parliamo invece di infiltrazioni, parliamo di una situazione per cui eh, dei gruppi, degli imprenditori mafiosi. Eh, sono, eh, intrattengono dei rapporti che sono solo economici, cioè fanno delle offerte che possono essere delle offerte che ovviamente di economia, tra virgolette, so, i, 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 tra, di economia illegale, quindi delle, intrattengono delle partnership, delle collaborazioni con, con altri imprenditori e sono finalizzate ad alcuni business, ad alcuni affari, ma non vuol dire che il loro progetto sia un progetto di inserimento totale all'interno eh, della società locale. Quindi abbiamo delle presenze eh, sfaccettate, delle presenze differenti eh, in tutto il Veneto. D'altra parte, il Veneto è anche un territorio molto, molto diverso, anche con delle economie molto diverse, cioè, eh, è anche la, la sua bellezza. E, è importante, secondo me, capire che eh, noi, per quanto riguarda le mafie, abbiamo spesso usato delle metafore, no? perché in realtà quando parliamo di mafie pensiamo di capire di che cosa stiamo parlando, ma è, una, è una, un argomento complesso e per certi versi eh, inafferrabile, e utilizziamo alle volte delle metafore, delle metafore pensando così di semplificarci la vita e di capire un po' di più di che cosa si tratta. Molto spesso usiamo delle metafore di carattere medico, no? parliamo di virus che infettano un corpo sano o parliamo di un esercito che entra in un territorio straniero. Ecco, eh, io penso che queste metafore, invece che aiutarci, ci confondano un po' le idee, perché le mafie non sono tanto un soggetto esterno che vengono a eh, inquinare, a infettare. A rovinare l'economia locale. Il eh, progetto economico di un gruppo mafioso, di un'impresa mafiosa, eccetera, eccetera, ha successo se trova delle alleanze dentro il tessuto locale, se trova delle alleanze con altri imprenditori, eh, se trova delle alleanze con settori della politica. E quindi non è tanto il problema delle mafie che sono cattive. È quanto la nostra società è disponibile al progetto economico eh, delle mafie, che è un progetto sostanzialmente, lo chiamiamo così, ci capiamo, di speculazione nel breve termine, cioè diciamo ancora più semplicemente arraffa-arraffa. Arraffa a spese della collettività, arraffa a spese dell'ambiente, arraffa a spese dei diritti dei lavoratori. Cioè un modello di economia predatoria. Ecco, predatoria, forse chiarisce ancora meglio il termine. Se il gruppo mafioso, l'impresa mafiosa, trova altre persone all'interno della società veneta che dice Ok, mi va bene. Va bene così, possiamo fare tanti soldi facendo una montagna di fatturazioni false, facciamo tanti soldi gestendo i rifiuti in questa maniera facciamo tanti soldi gestendo squadre di lavoratori in questo modo ecco che il loro progetto eh, ha successo quindi la chiave non è tanto quella di guardare ai criminali eh, mafiosi ma è guardare quanto l'economia veneta è disponibile a un progetto predatorio e purtroppo negli ultimi anni sono stati veramente non pochi i segnali che ci hanno fatto capire come ci siano dei settori, come dire, non, non, non piccoli dell'imprenditoria veneta che trova in, con queste modalità un modo per sfangarla, per arricchirsi e, e quindi eh, il problema delle mafie a me piace rivoltarla. E non tanto parlare di un virus che attacca un, porto, un corpo sano, ma parlare piuttosto delle mafie come un eh, rivelatore di qualcosa che non va in noi e qualcosa che non va nella società veneta. Se c'è una diffusione, un successo del progetto mafioso, vuol dire che c'è un problema nel modello veneto. Eh, ecco, questa è forse l'introduzione che mi piace fare per chiarire un po' il modo di guardare il fenomeno. Poi possiamo vedere le differenti azioni, vedere i settori economici dove intervengono, vedere i rapporti che intrattengono con i loro interlocutori, come, come si instaurano questi rapporti, eh, come sono cambiate negli anni le situazioni. Possiamo vedere tante cose, ma penso che sia utile mettersi d'accordo su il tipo di sguardo, di, di, di interpretazione che diamo a questo, uh, a questo fenomeno. Ecco, mh, spero di essere stato abbastanza chiaro in questa introduzione. Sì, chiarissimo direi. Eh, Un'altra un questione che um, così mi, mi, mi sorge è quella della, del progresso, è uh, stato definito mafioso anche la, la band della riviera del Brenta, io abito a Campolongo Maggiore e quindi è un paese abbastanza noto purtroppo da questo esatto. punto di vista, anche se Campolongo Maggiore ha fatto tantissimo poi per, contro questo fenomeno mafioso e ci sono addirittura dei premi eh, riconosciuti dal Presidente della Repubblica e delle iniziative che vengono fatte con grande merito. Eh, C'entra qualcosa questa, questa retroterra, questa band? Eh, mafiosa, che è stata definita criminale mafiosa, che ha regnato eh, vent'anni fa, insomma, con, con Maniero e la sua band, o non c'entra nulla con quella che è la mafia attuale, diciamo così? Allora, ehm, diciamo, allora sono passati tanti anni, è un altro mondo, eh, si parla molto eh, della, eh, della appunto della mafia del Brenta. E si fa bene perché insomma è, una, è, stata, è stata una storia importante eh, ed è bene comprenderla e comprenderne anche come dire la, 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 la parabola è comunque una storia che in qualche modo si è per come si è strutturata si è esaurita nel 1995 quando Maniero come dire l'ha autoaffondata la sua organizzazione è utile ricordare che eh, l'organizzazione di Maniero eh, di Felice Maniero ha avuto il suo salto di qualità eh, nel momento in cui ha intrapreso il, eh, il traffico di sostanze stupefacenti e di eroina in particolare. E questo l'ha potuto fare in accordo con eh, Cosa Nostra e la Camorra. E, e in qualche modo questa partnership. Che è stata eh, molto importante per, per Maniero, eh, è stata eh, poi con la sua eh, la scomparsa della sua organizzazione. C'è stato probabilmente e verosimilmente un'entrata in campo più diretta delle organizzazioni, mentre all'inizio c'era una sorta di partnership, per cui l'organizzazione la, eh, la, di Maniero funzionava un po' da. Eh, Amministratrice locale del, del grande traffico, ecco, diciamo così. C'è tutta una eh, retorica che io considero molto pericolosa che eh, dice che Maniero, a, e Maniero è il primo a, a, a propagarla, ha funzionato quasi come una diga rispetto all'entrata delle mafie eh, tradizionali. Questo tipo di retorica io lo trovo pericolosissima e eh, francamente anche disdicevole, nel senso che sarebbe come dire che un criminale come Maniero sarebbe più accettabile rispetto a un criminale calabrese o siciliano solo perché calabrese o siciliano. Tendiamoci conto che eh, Maniero ha fatto, è stato responsabile diretto e indiretto di parecchi omicidi. Ed è soprattutto stato responsabile della eh, distribuzione di tonnellate di eroina in questo territorio, con la morte di, eh, di tantissimi giovani eh, grazie ai suoi traffici. Quindi io non, non, non sento più simpatico Maniero solo perché mh, ha il mio stesso accento. E questo è un problema: cioè io lo sottolineo come un problema, un problema di tipo culturale, perché è come dire che i criminali di casa nostra, di casa nostra, venissero un po' addomesticati mentre ci spaventiamo per i criminali che, che, che non sono nati qua. Ecco, noi dobbiamo invece assumere il fatto che anche i criminali di casa nostra sono criminali a tutto tondo, sono stati criminali a tutto tondo e quindi nessuna diga, anzi, in un qualche modo ha facilitato il lavoro perché ha creato le connessioni, ha creato... E, e poi le cose sono andate avanti in maniera molto tra virgolette liscia pensiamo a tutta la storia del veneto orientale e del gruppo che faceva riferimento a maniero che poi ha consolidato altri tipi di relazioni ad esempio con gruppi eh, camorristi ecco mi permetto di fare una domanda dottor Belloni prima ha usato un'allegoria che mi piace molto cioè lei dice in realtà la mafia non è un male che ci aggredisce, ma potrebbe addirittura essere considerato forse più un sintomo, no? Lei dice, cioè, è un sintomo di un malessere o di una predisposizione, che diciamo così, no, del nostro corpo sociale, culturale, economico, eh, a ricevere no, una, una, un contagio in più, perché è debilitato. Ecco, quali sono, secondo lei? Lei prima ha, ha detto, beh, c'è in realtà un substrato no, economico di persone ciniche che sono in grado, che, che possono come dire, che sono disposte a fare un'alleanza con qualsiasi eh, no, eh, illegalità proposta e quella legale che viene, ma quali sono gli altri sintomi no, o, o di questa predisposizione, di questo malessere che è in grado di accogliere anche no, l'attecchimento la, la, di parassiti, eh, virus, come ad esempio possono essere quelli della mafia? Cioè, Dal punto di vista culturale e politico? Eh, ambientale quali sono ecco, questi sintomi che ci mostrano questo smagliamento no? e quindi la possibilità o, o questo indebolimento no? e la possibilità di, di accogliere o di venire attaccati da, da questa ulteriore minaccia io penso che eh, una cosa eh, salti agli occhi se ci pensiamo e se pensiamo alla storia di questi 20-30 anni nel veneto ed è eh, L'incredibile svalutazione e immiserimento della concezione del lavoro e dei lavoratori. Cioè, se noi pensiamo, qualsiasi valutazione venga fatta, alla storia di Grafica Veneta, che non c'entra niente con le mafie, non c'entra niente con le mafie, lo, lo dico tre volte in modo da chiarire la vicenda, non c'entra nulla, ma eh, come sono stati trattati quei lavoratori e come. E che tipo di concezione si ha di chi offre il suo lavoro per la tua impresa, per il tuo business, eccetera, eccetera, che in qualche modo sono in mano a, in questo caso, società o cooperative che prestano lavoro come merce, e, e in questo caso anche merce eh, degradata, degradata dalla situazione, dal contesto, da come viene trattata, no? E, e non si sente neanche il bisogno, quando la cosa emerge, di chiedere scusa e di eh, fare un'autocritica rispetto a quello che è successo. Perché parliamo di relazioni con persone, con, con uomini, con donne, e a cui hai eh, vietato e hai sottratto la dignità, no? trattandoli in quel modo e, e, e impedendoli di, di esercitare dei loro diritti. Ecco, io penso che questo modo di fare, questa modalità e anche la condiscendenza che questo tipo di comportamento eh, registra nella società, da parte dei colleghi imprenditori, da parte di esponenti politici, eccetera, eccetera, sia un fattore eh, veramente di deterioramento del tessuto civile. Una volta il, il, il valore del lavoro era un valore... Che ci, per quanto riguarda i veneti, era un valore fondante no? che ci univa un po', cioè ci si riconosceva rispetto al lavoro, no? e ci si raccontava e ci si diceva che questa terra è uscita dalla miseria grazie al gran lavoro dei veneti e si è attribuito valore al lavoro, all'ingegno, a quello che abbiamo combinato. Ma quello, eh, questo valore che abbiamo attribuito al lavoro adesso, quando il lavoro è di altri, tra virgolette, no? che, 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 che valore attribuiamo, che dignità attribuiamo, se è questo il valore che attribuiamo, cioè di merce degradata, a quel punto i lavoratori possono essere scambiati a pacchi, no? come in effetti succede, e molto spesso gli intermediari di questi pacchi, non sempre, eh, sono anche, cioè la, la criminalità organizzata eh, su questo mh, ha delle, del, delle professionalità, ci lavora e perché eh, riconosce il fatto che c'è una richiesta anche di convenienza da parte degli imprenditori sul fatto di avere manodopera a poco prezzo e a poche pretese. Questa, peraltro, è una storia eh, che viene da, lo, da lontano: noi abbiamo studiato, io e Antonio Vesco, un collega con cui ho lavorato molto, sto lavorando molto sul vento su queste vicende. Il caso di, un, eh, di una persona che ha lavorato proprio sull'intermediazione di manodopera e parliamo della fine degli anni '90 e inizio degli anni '2000. Ed era un faccendiere siciliano che è scappato dalla Sicilia in seguito alla guerra di mafia e ha fatto eh, i milioni, eh, ha fatto le sue fortune, ancora prima in lire e poi in euro, proprio per la richiesta delle imprese. Eh, metalmeccaniche venete di avere squadre di lavoratori che venivano dall'est e che venivano pagate pochissimo. E su cui non si faceva nessuna domanda: no? ecco quanto tempo è passato e quanto la situazione è peggiorata. Pensiamo ai settori della logistica, pensiamo ai settori dell'agricoltura. E quindi, ecco. Questo secondo me è un segnale molto forte che dovremmo prendere in considerazione. Altri parametri. Io volevo dire se il lavoro, la svalutazione del lavoro, no, ci dice che potrebbe essere un sintomo della predisposizione della comunità, di questo tessuto civile a ricevere, no, l'attacco, no, potremmo dire appunto di ulteriori eh, contagi. Potrebbe essere anche la svalutazione anche, di altri valori, non so, ad esempio del rapporto che abbiamo con l'ambiente? Ah, senza dubbio, eh, senza dubbio. Ehm, beh, insomma, è... è, è... È evidente che la questione della gestione dei rifiuti, ad esempio, è storicamente non è un, assolutamente una cosa nuova. Stiamo parlando di una, di una vicenda che affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando la questione della eh, produzione di rifiuti, grazie al, al boom economico no, cioè, e, e le nuova legislazione che cominciava a chiedere una regolazione rispetto alla la gestione incontrollata dei rifiuti, insomma, ha provocato tutto un business eh, di gestione illegale che che ad esempio ha consolidato la rotta dei rifiuti fra il Veneto e la Campania. Questa è una storia nota. Eh, un business dei rifiuti che inizialmente non è stato propriamente in mano alla camorra, ma è stato in mano a degli imprenditori anche campani, ma poi la camorra ha capito e, e se ne è Presa una fetta eh, di, di questo business. Ma teniamo però anche presente che, ad esempio, per quanto riguarda questa storia, è abbastanza indietro nel tempo, I, un ruolo l'ha avuto sicuramente la camorra, anche perché era in grado di gestire le discariche nel, in campagna, aveva un controllo del territorio, per cui riusciva a gestire le discariche e, e, e gestiva il, eh, i mezzi. Perché aveva in mano diverse ditte, ad esempio, di movimentazione terra che si sono riconvertite nella gestione dei rifiuti. Però la Camorra non aveva in mano tutto il ciclo illegale. Eh, parte importante del ciclo illegale era in mano a faccendieri, ad imprenditori, altri personaggi che con la Camorra sono entrati in relazione. Ecco, questo è uno schema che si è ripetuto nel tempo: cioè eh, le mafie hanno una fetta del business. Eh, giocano un ruolo che può essere variabile, cioè importante, decisivo o, o meno importante, ma c'è sempre la presenza di altri attori, di altri interlocutori. E la cosa interessante dal mio punto di vista è che spesso si tratta di un gioco a somma positiva, cioè che tutti ne hanno una, eh, un guadagno. Perché un'altra cosa che ci terrei, che venisse un po' eh, compresa è che eh, non sempre le mafie sono quel soggetto che annientano l'economia gli imprenditori e ne, ne, ne fanno vittime succede purtroppo eh, ci sono delle eh, fiori di imprenditori sempre di lavoratori eccetera eccetera che subiscono l'azione e la strategia mafiosa e il progetto mafioso, ci sono persone che collaborano e con anche profitto dalla relazione con gli imprenditori. E quindi è solo nell'interlocuzione positiva con settori della società le mafie possono sperare nella possibilità che i loro business vadano in porto. Ecco, anche nella questione dei rifiuti, questo è, è abbastanza nitido, cioè noi non abbiamo una centrale mafiosa che organizza dalla A alla Z la strategia, il master plan del, del business, abbiamo delle relazioni fra soggetti diversi e ognuno ci mette la sua professionalità, tra virgolette, insomma, in, in tutto questo. Il problema. È, è che ad esempio in Veneto eh, noi abbiamo numerosi casi, di eh, grossi casi di traffico illecito di rifiuti che, eh, in cui le, le mafie non hanno avuto un ruolo. Alcune de, de, delle situazioni anche più pesanti e devastanti, penso per quanto riguarda la provincia di Rovigo, a, a, a tutto il, il caso del, dei fanghi che sono stati dispersi nei campi, eccetera. Lì i protagonisti erano assolutamente veneti eh, perché in qualche modo... Le nostre cose in casa ce le sappiamo fare, ecco, non so come dire, purtroppo. E, e però altre volte, soprattutto se si tratta di eh, gestire delle relazioni e dei traffici su rotte eh, di, di lungo respiro, eh, ecco che l'intermediazione della criminalità organizzata può avere la sua, la sua rilevanza e la sua utilità. Ecco, questo modello di eh, della, della raccolta dei rifiuti. Eh. Sì. Allora, Marino, no, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più. Allora continuo io, vediamo <ride> ecco, <mi> poi, <ride> okay. poi dopo. Sì, allora <ride> continuo io. No, volevo capire questo, ecco. Eh, per continuare un po' anche questo, eh, questo discorso allegorico ma, ma insomma anche abbastanza concreto ecco, sul fenomeno mafioso dicevamo ecco c'è come dire in cosa si caratterizza allora il fenomeno mafioso no, prima dicevamo ad esempio no, eh, il, la, la, eh, lo, lo scandalo no, del, del, dei, dei rifiuti usati in agricoltura che differenza c'è fra quel... Modello, no? diciamo così, c'è cioè questo eh, modello potremmo, autottono ecco, di legalità e il fenomeno mafioso. In, in Quali sono gli elementi di caratteristica? Cioè, e poi, altra domanda: eh, qual è la, la combinazione no? di fattori che, che determina l'innesco no? de, de, del fenomeno? Cioè, dicevamo prima: c'è un fenomeno esterno esogeno. Che sono come dire, le mafie, però c'è una predisposizione, o ci sono degli ingredienti, o come dire, dei, dei fenomeni. Di, di, cioè, co, come si caratterizza il fenomeno mafioso? Eh, diciamo così, in, eh, nella sua specificità, ecco come dire, nella, nella, nella mm. sua proprietà. Ecco. Mm. Ma guarda, eh, la, 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 la specificità, posso riassumerla per, per brevità in, in due caratteristiche adesso. Una è l'utilizzo uh, della violenza, che è un, un utilizzo non, eh, non casuale, e beh, poi, insomma, è un universo fatto di tante persone: ci sono persone di un tipo, ci sono persone di, di altro, come, cioè, come parlassimo di, della società in generale, ehm, Però in generale la violenza non è utilizzata in maniera sistematica, non è utilizzata in maniera, tra virgolette, inutile, è molto spesso una violenza, come dire, promessa e in qualche modo c'è un esercizio controllato della forza che in qualche modo eh, può dare può, o si pensa che dia di più la sua utilità, no? piuttosto che un uso indiscriminato della forza e della violenza. E, e quindi l'utilità della violenza è una delle caratteristiche del, delle delle mafie, l'altra al, dimensione è che noi abbiamo di fronte molto spesso degli imprenditori che assumono il linguaggio, cioè hanno il linguaggio degli imprenditori a tutto tondo, che hanno in qualche modo le competenze degli imprenditori. E questo è un fattore molto interessante perché quando noi immaginiamo l'incontro tra un mafioso e un, e un, 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 un imprenditore autonomo, pensiamo all'incontro tra due mondi completamente diversi, ma invece non è così, noi dovremmo immaginarci l'incontro fra due imprenditori, è chiaro che l'imprenditore mafioso ha alla sua spalla appunto ad esempio la possibilità dell'utilizzo della violenza o un capitale di relazioni con un gruppo in cui ha una solidarietà di un certo tipo che gli fa forza. Eh, però sono due imprenditori che eh, parlano lo stesso linguaggio, che hanno la finalità di accumulare delle risorse, che mirano al guadagno, che hanno delle abitudini molto, spesso molto simili, eccetera, eccetera. Quindi non sono due mondi del tutto eh, estranei, parlano in parte la stessa lingua. E questo fa sì che l'incontro, questo è utile da comprendere, perché l'incontro non è un incontro difficilissimo, non è un incontro che ha bisogno di traduttori, insomma. È un incontro che avviene, che può avvenire nel, nel, nella quotidianità, nella normalità dello scambio economico e dell'accordo economico. E dicevo, l'utilizzo della violenza e dei mafiosi sono imprenditori, ma sono anche hanno anche una vocazione politica perché nel loro essere imprenditori e nel loro mirare al guadagno, all'accumulo di risorse, c'è anche una dimensione di potere. C'è anche una dimensione di controllo di alcuni snodi importanti, quindi ad esempio controllare quello che si viene identificato come degli snodi, ad esempio, di erogazione della, del denaro pubblico, delle, de, degli appalti, delle commesse ehm, di alcuni affari importanti che riguardano non so, i mercati. I, 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 grandi, I grandi snodi commerciali, i mercati ortofrutticoli, i mercati generali, eccetera. Cioè la capacità di controllare dei gangli dell'economia decisivi perché. Nel loro essere imprenditori sono imprenditori di un certo tipo, cioè sono degli grandi speculatori che hanno bisogno non tanto di far leva sulla loro capacità di investimento e di innovazione, di reperimento di nuovi mercati eccetera eccetera, ma di parassitare, parassitare denaro pubblico, parassitare il lavoro degli altri e quindi essere anche vicini al potere pubblico, vicini alla politica. Ecco, questa, e questo ne fa eh, degli imprenditori un po' particolari, ecco, quindi no, no, non sono la stessa cosa, però eh, è chiaro che è una dimensione dell'economia eh, che però alle volte vediamo anche esercitata da parte di attori, tra virgolette, normali, non solo dai mafiosi. Marino, ci sei... Di nuovo? Sì, sì, c'è stato qualche problema tecnico. Stavo facendo una domanda relativamente alla, a quella che è la logica di raccolta di fiuti. Sì. Eh, ritieni che in qualche maniera questo, questo modello di raccolta si presti a delle, a delle illeciti che abbiamo visto in maniera molto diffusa. Eh, parlavi di Rovigo, ma anche qui in provincia di Padova, insomma, ci sono delle, dei processi in corso anche importanti. Non è un modello da ripensare, non è una, una situazione, una modalità che, che ha grandi falle e grandi problemi. Ma sicuramente eh, il, le politiche e la regolamentazione, ad esempio, della filiera dei rifiuti ha delle grandissime ripercussioni sul, eh, sulle strategie criminali perché una regolazione eh, insufficiente, una regolazione deficitaria eh, aiuta indirettamente la, la, la capacità di esercitare traffico illecito. Facciamo un esempio concreto, il fatto di avere delle filiere di trattamento dei rifiuti molto lunghe, in cui ci sono eh, molte... Eh, come dire, dimensioni intermedie di eh, stoccaggio o di parziale eh, trattamento, e poi di mano in mano i rifiuti passano ad altre mani, eccetera, eccetera, l'allungamento di questa filiera e la sua complicazione aumenta moltissimo la possibilità di eh, metterci mano in qualche modo. È chiaro che se noi avessimo una eh, dimensione di economia circolare vera e non virtuale, in cui c'è un incontro immediato tra il trattamento della, de, del rifiuto, la sua trasformazione in materia seconda e la sua immediata eh, utilizzo nel processo industriale, quindi con un incontro immediato tra le, le imprese e, la, e il, eh, la filiera di trattamento dei rifiuti a quel punto non lasci buchi o nella, eh, la, lasci meno possibilità, insomma. E questa è eh, una, una strada eh, da percorrere che ha delle eh, rilevanze dal punto di vista ambientale, per cui parliamo di successo dell'economia circolare, ma indirettamente anche delle rilevanze dal punto di vista della, della lotta al crimine. Mi pare anche che la modalità eh, dal punto di vista ambientale sia perversa, cioè, si punta alla, al, al massimo eh, riciclo delle, delle, della plastica, del vetro, e non al suo minor utilizzo. Quindi, c'è anche questo di perverso, come, come modalità. Assolutamente. Cioè non, 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 non si va al nocciolo, in qualche modo, con, giustamente è chiaro. Ecco, io um, ho rintracciato un poco fa il signor Marco Lombardo, che eh, ah. se dite chiamiamo, se la regia cortesemente ci mette in comunicazione, vediamo se, se è disponibile. E, no. e quindi sentiamo anche il suo contributo rispetto a questa nostra Pronto? interessante trasmissione. Sì, buonasera Marco e Pilore d'Ambiente, siamo in linea con un uh, uh, webinar riguardanti insediamenti mafiosi in Veneto con Gianni. Buonasera. Buonasera. Prego Ciao, se volete Marco. interagire con, con Gianni Belloni, magari qualche domanda, qualche considerazione. Stiamo parlando in particolar modo adesso della, della filiera dei rifiuti. Sì. Ecco, quindi se vuole lei parlare qualcosa di quello che è l'insediamento mafioso in Veneto del rifiuti, quello che, che vuole quello dire. Insomma, prego. Rispetto, rispetto al tema specifico sui rifiuti o in generale come insediamento delle, delle mafie in Veneto? Direi mafie in Veneto, poi magari parliamo anche dei rifiuti, insomma, se ha piacere. Beh, insomma, Però... da in questo momento, per quanto riguarda le evidenze che ci sono, anche giudiziarie, sulla presenza eh, delle mafie in Veneto, possiamo dire che ci sono quattro maxi processi in questo momento che si stanno. Sviluppando davanti ai, ai tribunali del Veneto, eh, due a Verona, uno a Padova e uno a Venezia, e, e che appunto uh, hanno come oggetto la trattazione della presenza di, una, uh, di un gruppo di uh, mafiosi di origine o di matrice camorrista nel litorale veneziano uh, e tre diversi uh, gruppi andranghetisti. Uh, uno radicato nell'Alta nell Padovana, e uno uh, diciamo nella zona dell'area di Verona e uno uh, che riguarda la zona del Veronese, tipo insomma, campagna, isola uh, veronese e quelle ecco aree lì del, del territorio. E quindi in questo momento abbiamo queste, eh, quattro, questi quattro procedimenti che appunto uh, stanno. Traendo a giudizio un complessivo di circa 250 imputati per associazione criminale di stampo mafioso o reati aggravati dalle modalità mafiose. Quindi questi sono dati che eh, sono effettivamente eh, concreti, ma che fotografano quello che è un aspetto che è certamente più, più importante. Uh, perché, eh, da un certo punto di vista, non abbiamo soltanto gruppi criminali mafiosi che sono presenti in Veneto stabilmente, ma abbiamo tutta una serie di settori economici, tra cui anche il uh, settore del uh, trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, che vedono un interesse e una presenza di società appartenenti a, a, a mafiosi che siano andranghetisti, camorristi, allegati a Cosa Nostra oppure anche alle mafie pugliesi. Quindi questo è certamente un dato uh, importante e, e per quanto riguarda poi la, 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 la penetrazione e il coinvolgimento, di parti dell'economia veneta eh, rispetto a queste dinamiche di criminalità che anche mafiosa si sviluppano attorno alla nostra, alla nostra regione. Quindi, certamente possiamo affermare che eh, la, la criminalità eh, di questo tipo non manca in Veneto: cioè, il punto fermo è questo, partiamo da questo, non da, da altri punti. Esatto, però... questo... Che non ci sono insediamenti esatto. eh, di, di questo tipo, cioè non possiamo assolutamente affermarlo, anzi, abbiamo le prove, i processi e le modalità mafiose esatto. che, che sono perfettamente Infatti, esatto. distinguibili. Insomma. Infatti, eh, grazie Marco che di questo intervento. Eh, avevo sollecitato il tuo intervento perché conosco il tuo impegno e anche la tua competenza sul tema. E, Penso che concordiamo sul fatto che, appunto, eh, dopo diversi anni che di mafia in questo territorio non si parlava, perché dall'autofondamento dell'organizzazione dell di Maniero fino al 2011-2012, l'inchiesta Aspide, che è stata un'inchiesta molto importante, che ha riaperto il discorso sulle mafie a nord-est, eh, per circa 15 anni non se ne è parlato. Da, da, da lì si è aperto un mondo e si è anche come dire fatto pressione sulla magistratura sugli organi di, di, di contrasto perché prendessero in mano questa situazione adesso come giustamente metteva in luce marco lombardo i processi ci sono le sentenze ci sono e, e, e questa situazione è abbastanza evidente quello che eh, per cui probabilmente è stato sconfitto il negazionismo, cioè il negazionismo non, non ha più eh, possibilità da esserci in questa regione. Perché non, quello che va, va, va in qualche modo sottolineato è quello che provavo a dire prima all'inizio della trasmissione: cioè quindi di eh, avere uno sguardo, eh, mi viene da dire, corretto sulla questione mafiosa. E quindi, eh, um, e quindi capire il ruolo che le mafie hanno nell'economia e nella società veneta e dargli il giusto peso, il giusto ruolo e, le, e comprendere le relazioni che hanno instaurato in questi anni. Perché eh, questo ci fa comprendere qualcosa, altrimenti appunto solo denunciare la presenza mafiosa in termini generali, eh, questo sì, ma non, non ci aiuta a fare dei passi in avanti. Non so, Marco, immagino che eh, su questo siamo d'accordo. Sì, io in realtà vorrei, vorrei anche rilanciare, nel senso che eh, mentre c'è ancora ad oggi qualcuno che nega la presenza delle mafie, ma ormai se lo nega lo fa con dati eh, contrari alla mano, no? Eh, secondo me in questo momento il trend pericoloso non è dire che le mafie non ci sono, ma dire che le mafie ci sono, ma sono venute da fuori per motivi episodici o semplicemente perché hanno necessità di reinvestire cap capitale o uh, fare traffici economici, ma sempre con una lettura uh, che ci vede vittime di un qualcosa. In realtà, secondo me, noi dovremmo capire quali sono le dinamiche sociali, economiche e politiche che hanno permesso che questi gruppi criminali eh, non arrivassero qui alla chiticella ma potessero mh, sviluppare in maniera organica i loro traffici e la loro presenza. Perché se noi continuiamo a pensare che, oh mio dio, le mafie sono arrivate anche qui, chissà perché è successo, ma comunque noi ce la faremo, abbiamo gli anticorpi, secondo me è un, un altro modo di uh, non affrontare il problema in maniera, in maniera seria, perché non è possibile che noi ci siamo accorti, eh, sotto profilo giudiziario solo due anni fa, che c'erano gruppi criminali che erano presenti da 20, 30, 40 anni, 40 anni in pianta stabile qui in Veneto. Esattamente. E quindi ci dobbiamo, quindi ci dobbiamo chiedere come è stato possibile che siamo arrivati soltanto nel 2019 a vederci sbattuta in faccia una situazione che è molto più grave di quella che viene di fatto narrata o di cui si ha l'interesse a, a, a raccontare. Sì. Eh, D'accordissimo, eh, hai, hai ripreso, mi sembra in maniera molto eh, lineare le cose che stavamo eh, accennando. C'è questo fattore che tu ha, ha, hai trattato in maniera approfondita la questione della, delle mafie e della Camorra, in particolare nel litorale e per quanto riguarda il Veneto Orientale, e per quanto riguarda Eraclea, che è stato. Poi la responsabilità della politica, perché lì abbiamo avuto l'arresto del sindaco, la condanna, eh, la condanna del, del, del vice sindaco, ex sindaco. Cioè, e quindi quello che ci si è presentificato è il coinvolgimento di settori della politica nella, eh, nelle strategie, nella, 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 nella prassi eh, mafiosa che in qualche modo era già emerso in parte a Verona e, ed è una dimensione anche questa da, da tenere presente con, con serietà. Sì, eh, secondo me, se si vanno ad analizzare i retroterra um, culturali, economici e Sociali che riguardano tutti questi quattro maxi processi di cui facevo menzione prima, secondo me, troviamo dei, dei fil rouge che legano tutte queste situazioni che hanno matrici di provenienza diversa, ma che vedono sempre la presenza di. Una parte eh, del mondo politico amministrativo, quindi della pubblica amministrazione che entra in contatto con questi soggetti, una parte di un'economia che entra a che fare con questi soggetti. Abbiamo la presenza di eh, personale infedele delle forze dell'ordine. Eh, cioè, sono, sono contesti molto, molto articolati, una presenza eh, di un certo modo di fare imprese, di fare lavoro eh, che magari è tipica anche di un certo tipo di eh, imprenditoria non sana a veneta, ma che però trova un'ulteriore spinta nelle pratiche mafiose. Ci sono molti aspetti che dovremmo avere eh, la forza di uh, approfondire e di portare l'attenzione dell'opinione pubblica eh, anche il tema della, eh, ambientale perché eh, attorno a queste realtà poi troviamo anche tutta una serie di interessi criminali che vanno a toccare, eh, alterare l'ambiente o a toccare eh, le modalità con cui vengono, viene fornita l'energia o vengono stoccati i rifiuti. Perché, ad esempio, eh, Marco, so che te ne sei occupato in maniera approfondita, la figura del, dell'ex sindaco di Eraclea secondo me è veramente paradigmatica, perché noi abbiamo il suo coinvolgimento nell'attività nell del gruppo camorrista di Donadio. Ma se noi andiamo a studiarci la biografia di questo sindaco, di questo uomo politico, cioè non è, è l'uomo del male, è la se vogliamo il normale cursus honorum di, del politico di provincia che si lega a un politico più importante che fa la sua e che soprattutto deve il suo consenso perché è una persona che ha avuto un importantissimo consenso nel suo paese che ha fatto la sua fortuna nel fatto di essere un grande facilitatore degli affari cioè veniva ad esempio eh, definito come un, un operatore immobiliare perché quello che lui faceva e che lui pensava fosse il bene del suo paese era sviluppare la crescita eh, edilizia de, sul litorale perché era una cosa che in qualche modo dava da mangiare a tutti e faceva il benessere di tutti faceva anche il benessere del gruppo legato a Donadio e della sua organizzazione che aveva relazioni con una parte non, non, eh, non piccolissima della società veneta del litorale, del litorale veneto, eh, professionisti, altri imprenditori, eccetera, eccetera. Quindi il fatto di favorire un'economia, qualunque essa sia, e qualsiasi siano gli attori dell'economia, perché pensiamo che questo sia il bene della nostra comunità. Ecco, questo è un pensare politico che ha riguardato tantissima parte della nostra classe politica perché no, non si è fatto una selezione di quello che è il bene, no? ma la crescita, qualsiasi essa sia, qualsiasi essa sia il business. E pensiamo alle relazioni, alle conseguenze che questo ha sull'ambiente, no? pensiamo a cosa è diventata la Costa Veneta, un continuum di fabbricati, di seconde case, di alberghi, di come si è persa anche una grande eh, capitale, una grande risorsa di biodiversità, di naturalità. Ma dietro a questo grande sviluppo ci sono delle dinamiche in cui interessi criminali e interessi imprenditoriali normali si, si intrecciano, così come si intrecciano eh, le capacità e le, e, e le ambizioni dei, dei politici che questi processi o hanno guidato o hanno lasciato che si andassero eh, per la loro strada. Bene, Allora, certamente mh, per concludere su questa cosa, eh, il ragionamento che tu, che tu fai è, è importante. Eh, guardiamo anche in avanti, se noi riteniamo che uno dei fronti di maggiore attenzione, ad esempio, dovrebbe essere in questo momento tutto quello che sta per succedere nel territorio del bellunese e delle Doromiti relativamente alle nuove Olimpiadi Invernali? Sono d'accordo. E in che modo, in, in che modo uh, le scelte di uh, gestione e amministrazione del territorio che deve avere come interesse principale la salvaguardia dell'ambiente e la cura e la tutela dei cittadini possono rischiare di essere uh, alterate dall'arrivo di interessi economici per realizzare non soltanto uh, le opere pubbliche relative all'olimpiade all ma tutto quello che ci sta girando attorno esatto sì eh, assolutamente qualche segnale come sai è già, era già emerso per quanto riguarda i, i mondiali no? per quanto riguarda i lavori per, per i mondiali di sci e, e insomma e, e sicuramente l'occasione delle Olimpiadi, come, come spesso le grandi, le grandi occasioni dove viene pompato denaro pubblico, dove ci sono appalti, sono occasioni per cui alcune imprese, alcuni interessi si muovono. Ma il, il rischio non è soltanto, come tu dicevi prima, uh, parlando ad esempio del litorale Veneto, un conto se noi parliamo di realizzare un'opera. Un un conto se noi pensiamo a un contesto che deve o no cambiare o deve essere tutelato o meno attorno a quell'opera. Sì. Eh, le, com le comunità uh, della montagna hanno necessità che si crei un uh, sistema ricettizio che funzioni soltanto per quelle due o tre settimane oppure no? Mm. Cioè, nel senso è, è lì dove poi eh, ci sono le scelte di contorno che rischia di trovare ulteriore spazio uh, lo sviluppo di un'attività che può essere poco, uh, poco limpida, poco trasparente e noi tutti dobbiamo ulteriormente stare attenti perché sappiamo ormai, non lo, non lo si può più negare, che un'attività di speculazione, un'attività... Che può essere anche criminale in questa regione può anche avere una connotazione non soltanto di criminalità comune ma anche di criminalità mafiosa certo va bene interessantissimi questo, questi interventi questo dialogo da distanza quindi eh, ringraziamo molto il signor marco lombardo speriamo di averlo nostro ospite prossimamente visto che il pillole dell'ambiente è un webinar del giovedì che va avanti ormai da un anno e mezzo e continuerà ad oltranza, per cui lo ringraziamo ancora del contatto, anche se è stato un po' improvvisato e niente, con lui ci, ci sentiamo presto. Grazie, arrivederci. Gianmarco. Grazie mille, buona buona serata. Grazie. Arrivederci. Ciao Gianni. Benissimo. Ci arriamo verso la conclusione di questo interessante e anche preoccupante eh, webinar. Eh, credo che per eh, il nostro Gianni insomma, eh, siano arrivati delle sorte di intimidazioni, delle, delle, delle considerazioni, magari avverse suo, al suo lavoro, oppure sta filando no, tutto no, tranquillo. No, no. no, no. Grazie a Dio no, non è, non è successo niente. Per fortuna, per, per fortuna che <ride> c'è la possibilità di fare delle inchieste in maniera trasparente e libera, sì. per fortuna. Però, mi permette insomma di fare la sintesi, visto che siamo in chiusura, ecco, ma per caratterizzare ecco, come dire, il fenomeno mafioso, come si è sviluppato in Veneto, come si può sviluppare da altre parti, no? diciamo, no, ci sono delle premesse, cioè, come di, ci sono dei segnali, dei, dei prodromi. Ecco, no, dicevamo, quando si, quando si svaltano alcuni valori, come ad esempio quello del lavoro, dell'ambiente, e c'è questa fregola no? per, eh, come dica, per speculare no? mm, su, su, su un fatto, economico, su un'occasione economica, come può essere ad esempio quello delle Olimpiadi, ecco che lì no, si accende, ci sono, sono tutti gli ingredienti perché ci sia l'innesco, sì. questo potrebbe essere ecco, quindi, ecco, un'occasione importante è quella, dicevamo, delle Olimpiadi di, di Cortina, Cortina-Milano, quindi eh, dovremmo vigilare in questa in altre occasioni, quando c'è la possibilità di un flusso di denaro incontrollato, quando il tessuto sociale, economico eh, politico è disposto a fare qualsiasi cosa purché di portare a casa diciamo così, questo, questa questo colata di grasso, questa goccia di grasso, lì naturalmente può arrivare il soggetto esterno a parassitare tutto quanto in questo, diciamo, il tessuto. Okay, qui, qui già ecco, verificare questi, questi aspetti Va, Vabbè, cercheremo anche noi nel nostro piccolo insomma di vigilare e, e, e in qualche modo, di, visto che ci sono già eh, alcune associazioni che, che abbiamo incontrato anche domenica scorsa, il CAI e tante altre che stanno manifestando eh, proprio a cortina. Nei, nei prossimi giorni, no? C'è una manifestazione che si chiama Non nel mio nome. Ecco, vuol dire che anche noi ci uniremo a questa protesta. Ecco, no? Non, non, non dobbiamo sacrificare. L'ambiente, cioè quel poco ambiente che, che conserva la propria integrità ambientale, che significa i rilievi montuosi e i fiumi, non possiamo sacrificarli in nome di questa crescita economica, che è l'unico parametro, diciamo così, che per ora misura, no? in qualche modo, misurare il benessere della nostra eh, buon stato di salute ecco, della nostra comunità. Ecco, io mi permetto di, di, di concludere, Alessandro, con questa cosa che è un, come dire, un messaggio. Di speranza di invito all'impegno. Teniamo presente che in Veneto tutte le grandi eh, inchieste che hanno eh, fermato eh, traffico illecito di rifiuti sono originate da denunce di cittadini, di gruppi di cittadini e di comitati. Cioè quello che è accaduto in questo territorio è che per fortuna anche a fronte di lacune dal punto di vista regolatorio o eh, sanzionatorio degli organi, i cittadini hanno fatto la loro parte e il Veneto è pieno di eh, minoranze attive e, e, e di grandi segnalatori, insomma, grandi sentinelle del, del bene comune dell'ambiente. Questo è un grande patrimonio che ancora abbiamo e che eh, concretamente ha fatto la sua parte in questi anni e che ha evitato tante cose. Ecco, questo è un messaggio, come dire, che anche le, le piccoli gruppi possono, fare delle, possono eh, fare delle grandi cose, insomma, e questo territorio ne, ne è testimone. Bene, diciamo che questa è una sorta di... Di speranza ecco, che ci riguarda anche come associazioni impegnate fortemente sul tema dell'ambiente, i corsi d'acqua in particolare, quindi eh, con i contratti di fiume, con eh, le manu necessarie manutenzioni con rispetto dei corsi d'acqua, eh, noi sosteniamo che il completamento dell'idrovia sia una, un aspetto molto, molto importante, opera che sia arenata perché non ci sono criticità uh, tipo ambientale, per cui il tema si riaffronterà quando avremo ahimè il disastro o l'incombenza del disastro ecco questa è una, sì. una classica modalità politica di affrontare le cose che vediamo sì sì ecco mi permetto era giusto concludere con l'auspicio diciamo così e l'incoraggiamento che si era offerto a Gianni Baglioni, però volevo dire questo ecco sì che c'è eh, direi questo anche elemento perverso per cui si attende ecco l'emergenza e tutti sono in attesa no, che arrivi appunto al momento dell'emergenza perché poi in quel momento lì non ci sono più regole e si possono fare no, gli affari. Quindi ricordiamoci le risate no, che si facevano gli imprenditori quando ci fu il terremoto dell'Aquila ma aspettiamo come dire ecco, che non si facciano fino all'ultima le opere di difesa idraulica eh, e non si facciano i contratti di fiume perché queste opere vengano condivise e non, si e non si crea invece no, diciamo così, eh, il momento del confronto con la comunità perché... Fino all'ultimo aspettiamo appunto che esondi la piave, che, che si innesca il fenomeno questo, allora a quel punto tutti faranno i grandi affari. Sì, sì. Ecco. Questo, è. questo è un dato di realtà, senz'altro, e che spero che un po' alla volta anche i veneti ne prendano coscienza, un po' alla volta ne prendano coscienza, della qualità della nostra politica, diciamo così. Ecco. Con questa speranza noi chiudiamo il nostro web è interessantissimo, ringraziamo il nostro ospite Gianni Belloni e eh, se avrà la possibilità rivedremo perché mi sembra che l'argomento si presti veramente ad approfondimenti, e in più insomma è stata una, una trasmissione veramente interessante e importante anche dal punto di vista legalità diciamo e quindi con questo auspicio, con queste speranze insomma, che ci sia una condivisione. Eh, salutiamo i nostri eh, telespettatori, vi diamo appuntamento al giovedì prossimo, avremo con noi Alberto Gobbi, si parlerà degli eventi estremi eh, atmosferici, per cui una, sarà una trasmissione decisamente importante ed attualità anche questa. E poi avremo eh, puntate prossime, avremo il professor Dalbaus che è uno dei massimi esperti eh, sul, sul, sul tema dell'idraulica quindi certamente saranno puntate molto, molto interessanti. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Arrivederci.